Importantissima opportunità per avvicinarsi alla filosofia, che di solito viene percepita come qualcosa di distante, di estraneo, attraverso un mezzo come la musica. Ci servono, e qui ne stiamo vedendo qualcuno, e fra un po' toccherà a me a intrattenere i ragazzi. Parleremo di musica, parleremo di gusto musicale. Quello che mi ha particolarmente soddisfatto, oltre alla magnifica risposta del pubblico, tanto nelle sessioni mattutine quanto in quelle pomeridiane e serali e preserali, è stata la grande coerenza interna fra i vari interventi, a dimostrazione del rigore con il quale è stato interpretato il tema artificio. Parlerò di come gli esseri umani sono arrivati a inventare i primi simboli nella storia della nostra evoluzione culturale. Ed è, secondo me, una cornice bellissima, perché l'artificio, la natura, l'interfaccia dell'uno con l'altro si prestano benissimo per il tema di questo festival, che è molto interdisciplinare qui. Il tema di questa edizione di Canta con Kant è nella musica, c'è un po' di tutto. I ragazzi hanno partecipato tantissimo e vediamo questa sera, che sicuramente sarà un altro momento molto intenso. Sono stati 3 giorni entusiasmanti, 3 giorni di divertimento, di pazzie. Dopo tanti dibattiti faremo ballare un po', ma sempre con un invito alla riflessione, perché anche il pezzo più leggero di Alma Megretta ha degli spunti di riflessione. Insomma, magari saremo ricordati per questo. Grazie.